care, cosmesi destinata alla detergenza e alla cura dell'animale domestico, e baby care, paido cosmesi, la cosmetica per il bebè e il bambino. Iniziamo con la cosmetica destinata all'animale domestico. È una moda che prende sempre più piede in Europa, ma anche ultimamente in Italia, e la notevole attenzione verso la cura dei nostri amici a quattro zampe. È importante perché viene paragonato da molti consumatori al bambino, se non proprio al neonato dai 0 a 3 anni. Quindi è molto importante anche in questo caso avere dei prodotti che rispettino il nostro animale domestico, che può essere appunto il cane oppure il gatto. Non dimentichiamoci che i prodotti aggressivi sono particolarmente irritanti anche per loro, non solo da un punto di vista del pelo e quindi anche della cute del cane o del gatto, ma anche per l'olfatto. Quindi è importante anche che non ci siano, oltre a dei tensioattivi molto aggressivi, che non ci siano delle profumazioni invadenti che potrebbero andare ad alterare appunto l'olfatto del cane in modo particolare. Quindi bisogna stare attenti a che cosa? Diciamo che sul mercato fino a qualche anno fa non esisteva questa particolare attenzione nei confronti della detergenza e della cura dell'animale domestico, e quindi possiamo dire che il prodotto destinato, per esempio lo shampoo destinato alla detergenza del cane, era paragonabile, e ci sono ancora aziende che producono questo tipo di prodotti, a un detersivo per piatti o comunque per la casa, quindi ad esempio un detersivo per pavimenti. Non so se vi è mai capitato di leggere la composizione di uno di questi prodotti, e sono costituiti principalmente da tensioattivi anionici, miscela con sodio cloruro per dare un minimo di viscosità e acqua. Beh, il tensioattivo anionico anche per la cute umana si sa è un tensioattivo comunque aggressivo, poi in questo tipo di prodotti si utilizzano comunque il sodio lauret sulfate, quindi eteri molto molto aggressivi, irritanti anche per l'occhio in caso di contatto con l'occhio, quindi diciamo che non è il massimo chiaramente per i nostri amici a quattro zampe. Ecco perché è importante anche in questo caso utilizzare dei prodotti che rispettano, da un punto di vista dell'aggressività, che hanno una composizione tensioattiva delicata, quindi possiamo trovare dei tensioattivi anionici molto delicati, per esempio che provengono dall'olio di cocco, affiancati a tensioattivi anfoteri e non ionici addolcenti, con una serie di principi attivi, anche qui, che possono essere di derivazione biologica o naturale, o ad esempio prodotti formulati anche con acqua termale, sempre destinati appunto alla cura dell'animale domestico, e quindi delle formulazioni molto delicate. Questo è importante, ripeto, perché la sensibilità dell'animale domestico è molto accentuata e paragonabile quindi al bambino. Quindi il consumatore, diciamo, ha ragione nel voler scegliere un prodotto adatto al suo animale domestico, che può essere il gatto oppure il cane. Sul mercato che tipo di prodotti trovate? Allora, quelli più utilizzati sicuramente sono appunto i detergenti, quindi lo shampoo. Lo shampoo può essere uno shampoo generico, quindi che va bene per tutti i tipi di peli, per esempio il cane a pelo corto, il cane a pelo lungo, il pelo bianco, scuro, oppure ci sono dei detergenti specifici, ad esempio per i manti bianchi, dove il problema chiaramente è l'ingiallimento del pelo, quindi in quel caso si va a intervenire con degli estratti, ad esempio di gardenia, che hanno un potere illuminante, quindi evitano poi l'ingiallimento del pelo. Molto diffusi sono anche gli shampoo protettivi. Shampoo protettivi che possono assolutamente essere completamente naturali, molto spesso formulati a base di olio di neem, che ha un'ottima efficacia antibatterica e preventiva nei confronti di parassiti, quindi anche come difesa nei confronti di zecche, pulci, e oltre a shampoo sul mercato si trovano anche degli spray protettivi o delle fialette protettive formulate con olio di neem. Molto molto efficace da applicare più spesso rispetto magari al classico preventivo o farmaco veterinario, però efficaci allo stesso modo. Ripeto, da applicare più spesso perché appunto si tratta di prodotti comunque naturali, ma non hanno effetti collaterali come quelli che potrebbe avere
avere appunto il farmaco. Pensate addirittura nelle case in cui magari oltre al cane c'è anche il bambino che viene a contatto col cane che ha applicato la fialetta antiparassitaria, quindi c'è anche un rischio abbastanza elevato. In questo caso io darei la priorità assoluta ad un antiparassitario naturale come può essere appunto l'olio di neem associato magari a degli altri oli essenziali. Ricordiamo che però gli oli essenziali utilizzati non devono essere in una percentuale troppo elevata perché potrebbero dare dei problemi di olfatto. Altri prodotti un po' meno diffusi però abbastanza interessanti sono le protezioni solari anche per il pet care. È una nicchia la protezione solare perché è destinata esclusivamente ai cani a pelo corto, in modo particolare alla zona dell'orecchio, perché il cane a pelo corto tende comunque a bruciarsi nella zona dell'orecchio, quindi è un prodotto molto di nicchia destinato esclusivamente agli animali a pelo corto. Quindi abbiamo parlato di protettivi, di shampoo, c'è anche il balsamo che si può utilizzare ovviamente nel caso in cui ci sia un pelo lungo, quindi come potere di stricante anche dopo la giocattatura per agevolare la pettinabilità del pelo del cane o del gatto. Quindi per quanto riguarda appunto il pet care, la detergenza degli animali, bisogna fare attenzione anche in questo caso all'INCI, quindi priorità, sicuramente diamo una priorità al prodotto naturale che abbia anche ingredienti biologici, però ricordatevi i due capisaldi, i due punti più importanti sono appunto la formulazione senza tensioattivi aggressivi, quindi SLES, sodio lauret sulfate, sodio lauryl sulfate, e la presenza anche di addolcenti, profumazioni molto delicate in modo tale da non andare a alterare l'olfatto dell'animale domestico. Ora passiamo all'argomento baby care, pari 2 cosmesi. Allora, sapete qual è l'attenzione che la mamma pone nei confronti del bambino, in modo particolare del neonato dei primi giorni di vita. Ecco, quindi per questo motivo è molto molto importante avere un prodotto che rispetti la fisiologia della cute di un neonato. Diciamo che la composizione dell'epidermide di un neonato non è quella dell'adulto. Anzi, dai 2 anni di età la cute del neonato comincia a trasformarsi in modo tale da rendersi sempre più simile alla composizione cutanea dell'adulto. Quali sono le differenze? Sicuramente abbiamo nello strato corneo, che è il primo strato a contatto con l'ambiente esterno, che quindi ha la funzione importantissima di barriera protettiva. Lo strato corneo è costituito da corneociti molto sottili, quindi questo strato è sottilissimo e a maggior ragione quindi abbiamo una migliore protezione nei confronti degli agenti esterni, quali possono essere non solo le sostanze che vengono a contatto con la pelle ma anche le radiazioni solari ad esempio. E poi non è di meno importanza considerare il fatto che tra l'epidermide e il derma la superficie di contatto è molto ridotta, quindi c'è una separazione non netta come nell'adulto tra l'epidermide e il derma, quindi comunque parliamo appunto di una superficie più esposta. Anche sempre ritornando al discorso dell'esposizione solare, la produzione di melanina da parte dei melanociti è molto ridotta, se non assente, e vi ricordo che la melanina è un pigmento che viene prodotto proprio come difesa dell'organismo dalle radiazioni solari, in modo particolare dagli UVA, che sono quelli responsabili dei danni a lungo termine, quali possono essere appunto alterazioni del DNA cellulare che può portare a conseguenze come carcinomi della pelle, del melanoma. Quindi, ritornando alla PAI 2 cosmesi, cosa è importante? È importante sicuramente, come nel caso, e qui riprendiamo il discorso del pet care, avviene la detergenza, io direi proprio l'assenza di tensioattivi molto schiumogeni, quindi avere un potere schiumogeno molto basso, perché quello che ci interessa, poi lo vedremo anche nel webinar sulla detergenza, quello che ci interessa è avere un potere lavante efficace ma non schiumogeno, perché le due cose non sono direttamente proporzionali, quindi ci interessa che il tensioattivo funzioni per pulire
prevede la sua funzione primaria, che è quella appunto di pulire, ma non deve essere aggressivo, non deve bruciare gli occhi, proprio per quanto riguarda appunto il neonato, il bebè. Quindi questo è molto importante per quanto riguarda la detergenza, quindi sia shampoo o bagnoschiuma, o comunque prodotti unici, doccia shampoo, che si utilizzano nel caso del bebè. Altri prodotti molto utilizzati nel campo della paleocosmesi sono i lenitivi, perché comunque proprio per questo problema della barriera epidermica molto sottile c'è il problema di arrossamento della cute, cuperose diffusa, e quindi si utilizzano comunque degli oli naturali come l'olio d'oliva, oppure degli estratti come la malva, la calendula. Sono tutti comunque principi attivi che ritrovate nella linea destinata alla paleocosmesi Amatè. E in più siete sicuri, avete la garanzia di fornire un prodotto che non ha un potere aggressivo per quanto concerne appunto la detergenza, è formulato con sostanze 100% naturali. Importante è poi la crema per il cambio pannolino, perché è già una zona molto delicata, tende ad arrossarsi facilmente anche in seguito al fatto che tutto il giorno è a contatto comunque con il pannolino, quindi qui è importante idratare e lenire. Molto utilizzati sono appunto in modo particolare l'ossido di zinco, che ha questa efficacia di eliminare il rossore, quindi di disarrossante, ma allo stesso tempo di idratare, lenire e ammorbidire. Ricordatevi che la mamma è molto attenta al prodotto che utilizza sul bambino, quindi è importante che voi sappiate consigliare il prodotto, e ricordatevi che sul mercato sono presenti prodotti destinati alla paleocosmesi della concorrenza addirittura formulati con oli minerali, paraffina. Magari il brand è molto conosciuto, quindi è facile che entri una mamma a chiedermi quel determinato prodotto, però se sappiamo rispondere nel modo giusto, facendolo valere i punti di forza, quindi le potenzialità del prodotto Amatè destinato alla cura dei bambini rispetto al brand conosciuto che però mi utilizza derivati del petrolio, profumazioni molto aggressive, tensioattivi aggressivi, vedrete che riusciremo a comunicare bene al consumatore la validità del prodotto, e al tempo stesso consentire alla mamma di prendersi cura del proprio bebè in modo naturale, efficace e soprattutto sicuro.